Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. In questo sesto video dedicato al pianoforte blues andremo a parlare delle drone note. Una delle caratteristiche del blues è proprio l'utilizzo di questa tecnica, quindi delle drone note. Allora, una drone note che cos'è? È la ripetizione di una nota sopra il movimento di una linea o di una frase. Ci sono differenti drone note che possono suonare bene in una solo oppure come riempimento all'interno di una battuta. Adesso inizieremo usando la nota Do e la nota Si bemolle, che rappresentano la tonica e la settima minore, all'interno di una progressione blues in Do. Questo tipo di frasi è stato usato in differenti epoche del blues. Quindi, sopra il movimento che va dalla quinta bemolle alla quinta, ripetiamo in sequenza la nota Do o la nota Si bemolle. Quindi, anche se il movimento quinta bemolle quinta suona bene sotto queste drone note, noi possiamo comunque utilizzare altre note della scala blues. Di conseguenza potremmo usare la tonica, potremmo usare la terza minore, possiamo usare la quarta diesis o quinta bemolle, la quinta o la settima. Ecco, vedete che io comunque ho utilizzato sempre la drone note, la tonica, quindi il Do, e ho sotto la tonica ho creato dei movimenti utilizzando altre note della scala blues. Proviamo adesso a combinare queste opzioni nel seguente blues. Allora, proviamo ad analizzare un attimino il brano appena eseguito. Dunque, nella misura 1, 5 e 9 utilizziamo il Do, quindi la tonica, come drone note sopra questa linea melodica che va dalla quinta bemolle alla quinta. Nella misura 3, 7 e 11 invece utilizziamo la settima minore, quindi il Si bemolle, come drone note sempre sopra una linea melodica che va dalla quinta bemolle alla quinta. Nella misura 2, 6 e 10 continuiamo ad utilizzare il Do, quindi la tonica, sempre come drone note, in questo caso sopra altre note della scala blues. Stessa cosa nella misura 4, 8 e 12, dove la drone note è il Si bemolle, quindi la settima minore, sopra altre note della scala blues. Dunque, adesso proviamo a mischiare le scale blues, quindi utilizzeremo anche la scala blues di La sopra una progressione di blues in Do. Quindi andiamo un attimino a vedere intanto qual è la scala blues di La. La, Do, Re, Mi bemolle, Mi naturale, Sol e poi si ritorna sulla tonica. Ora, nel blues che andremo a suonare, noteremo che in questo caso la drone note sarà la tonica della scala blues di La. Quindi
in questo caso la drone note sarà il La oppure il Sol. Quindi il La rappresenta appunto la tonica della scala blues di La e il Sol rappresenta la settima minore della scala blues di La. Ora, molti di voi sicuramente si staranno chiedendo il perché utilizziamo la scala di blues, la scala blues di La sopra una progressione in Do. Per esempio, c'è un motivo che la scala blues di La è costruita sulla relativa minore della scala di Do. Quindi la scala maggiore di Do è questa, la relativa minore è questa. Di conseguenza, la scala blues di La si sposa perfettamente con la tonalità di Do. Possiamo inoltre usare le drone note, che normalmente sono la tonica o la settima minore, sopra una linea che collega cromaticamente la terza minore alla quinta. Allora, noi abbiamo già usato la scala blues della tonica, quindi ad esempio una scala blues in progressione di Do, abbiamo utilizzato la scala blues di Do, quindi la scala blues appartenente alla tonica, oppure abbiamo utilizzato sempre su una progressione blues in Do la scala blues della relativa minore, quindi costruita sulla relativa minore, ossia la scala blues di La. La combinazione di queste scale è una tecnica molto utilizzata che noi comunque andremo più avanti andremo ad esplorare. Ora, l'idea è questa però, piuttosto che mescolare semplicemente le note delle scale blues di Do e di La, si ritiene che è molto più musicale alternare tra di loro le frasi create su di esse. Questo tipo di tecnica è utilizzata soprattutto da molti chitarristi blues e vi posso garantire che ha un ottimo effetto anche sul pianoforte. Lo vediamo adesso con questo esempio. Per questa lezione sull'utilizzo delle drone note nel blues è tutto, quindi un caro saluto da Pianoforte Facile a tutti quanti e vi ricordo di iscrivervi al canale,
di lasciare un like al video se vi è piaciuto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Un abbraccio a tutti quanti, ciao!